Abbiamo cambiato location, no? Località, perché siamo venuti qui nella Pineta di Torre Maggiore, dove in genere veniamo sempre durante le nostre trasmissioni, una volta l'anno minimo, per respirare un po' di frescura e anche per respirare non solo la frescura dell'aria, ma l'ossigeno dello spirito. Avete già compreso, ma soprattutto dico questo per quelli che ci dovessero seguire soltanto da oggi oppure in questo momento, che stiamo facendo un cammino sulla preghiera proprio in previsione all'apertura del grande giubileo. Del giubileo del 2025, titolato Pellegrini di Speranza, che inizierà con l'apertura della Basilica di San Pietro in Vaticano il prossimo 24 dicembre. E quest'anno è l'anno della preghiera che Papa Francesco ha voluto, preghiera che lui stesso definisce respiro della fede. E allora vedete, in questo luogo dove ancora oggi tante mamme portano i loro piccoli, perché qui c'è un'aria più fresca e più pura delle città che sono qui attorno a Torre Maggiore in provincia di Foggia. Qui vogliamo anche respirare l'ossigeno della vita, ma soprattutto l'ossigeno della vita spirituale, che è la preghiera, che è la preghiera. Le riflessioni che inizieremo oggi e che certamente continueremo dopo la pausa estiva, le voglio attingere da uno dei sussidi che il Dicastero per l'Evangelizzazione ha editato, ha pubblicato proprio per quest'anno della preghiera in preparazione al giubileo, e mi riferisco al sussidio numero 4, pregare con santi e peccatori. Pregare con santi e peccatori. Noi cercheremo di vedere come tanti santi hanno imparato a pregare dai peccatori. Ma già se andiamo nella scrittura, nella scrittura vediamo come le preghiere più belle escono dal cuore dei peccatori. Pensate al pubblicano nel tempio, quel pubblicano di cui Teresina di Lisieux era innamoratissimo, e quella pagina era uno dei fondamenti della sua meditazione, ma di questo ne parleremo. Pensate, ecco, alla preghiera del pubblicano: Signore, abbi pietà di me che sono peccatore. Basta. Pensate alla preghiera sul Calvario del ladrone pentito: Signore, ricordati di me quando sarai in paradiso. Pensiamo alle preghiere semplici: Signore, se vuoi, puoi guarirmi. Non sono trattati, ma piccole frasi che nascono dal cuore. E molti santi, vi ho citato fino ad oggi, fino a poco fa, chiedo scusa, Teresa di Lisieux. Ma potrei citare Sant'Agostino, potrei citare San Tommaso d'Aquino, di cui in questo sussidio c'è qualcosa, ma potrei citare tanti, tanti altri santi. Allora imparare alla scuola, imparare a pregare alla scuola dei peccatori. Come? In che maniera? Ve lo dico domani, Pari Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!